dobbiamo andare all'attacco. Hai perfettamente ragione. Allora, dobbiamo, innanzitutto dobbiamo liberare i tuoi genitori perché non possono stare là. Chi è? Chi sarà la porta? Vado ad aprire. Vai tu? Sì, sì. Ma in quanti siete? Ma... Allison, per favore, no. Ma no, perché siamo partiti tutti quanti e volevamo... No, niente. E come puzzate? Ma dove siete stati? In un porcile, per caso? Una storia molto lunga. Se ci fa entrare, una bella doccetta. Ah, certo, ovviamente vi venite a lavare qui, ovviamente. A lerciare casa mia. Oh, entrate, entrate. Grazie tesoro, grazie. Dio mio, fatti abbracciare, ti prego. No, fermo. Prima vatti a fare una doccia magari e poi mi abbracci, grazie. Puzzi di porcile, quindi è meglio di no. Ma è da tanto tempo che non ti vedo e mi tratti in questo modo. Ma puzzi, vatti a fare una doccia e poi mi abbracci. Allison, cosa succede? Guarda, guarda, guarda tu stessa. No, 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 no. Forse ci vedo doppio? No, no, cara, vedi molto bene. Ma cosa ci fate tutti qui? Sì, sì, possiamo spiegare. Sì, spieghiamo tutto dopo, sì, sorellina, gemellina mia. Gemellina, sì. È ovvio, no, siamo tutti qua, ma non siete felici di vederci, scusate. Ma poi chi sono quei robi per te? Ma... Dove li avete trovati? Beh, sì, è un discorso molto lungo, ma non ti preoccupare, te lo racconteremo. Oh, e dai, faccia la mamma che mamma che puzza. Sento un odorino strano. Forse è perché puzziamo di cacca, di animali. Per un profumo che poi avevo detto che non mi serviva neanche, l'avrei rifatto. Tutto sto casino, tutto sto casino. Sorellina, ma non ti preoccupare, non diamo disturbo. E adesso dove vi mettiamo tutti? Vogliamo sapere dove vi mettiamo tutti? Siete in troppi. Infatti, dove? Dove dormite? Nel lavandino? Per terra? Nella doccia? Ma poi chi sono? Ma cosa sta facendo questo per terra? Ma cosa fa quello sdraiato? Alzati! Ma questo, no, 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 ascolta, no, 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 ma cosa sta dicendo? Sì. Stamma. Sei agitato! Sei molto agitato! Per favore! Li abbiamo tenuti per un bel po'. E adesso ve li dovete assorbire voi. Che cosa? Ve li dovete assorbire voi. No, no, non penso proprio. Sì. Sì. Ho capito. Oddio, non si può guardare. No, quella è la cucina. Cucina, oh, mamma mia, non si può guardare. Giada! No, oh, ma che posizioni? No, non è che... Oh, mi hai fatto cadere tu. Oddio, oddio. Tutto a posto, non preoccuparti. Sono bravi. Basta sì, soltanto ho capito, ma... a insegnargli le buone educazioni. Sì, ma... Oh, non... Vieni qua, vieni. Ma che vieni? Ma che vieni? Che c'è? Stefano è geloso. Madonna, non guardare, tappati gli occhi. Sporcacciona. Stefano! Ma ormai lo conosco e certo. È come se fosse mio fratello. Ah, sì, certo, anche il suo poropo. Va bene. Ma vieni qua, vieni, vieni qua, andiamo, andiamo. Mamma, puoi venire un attimo? Sì, cosa c'è? Adesso lo sistemiamo, vero? Cioè, almeno con dei vestiti. Sì, certo, dobbiamo lavarlo, ma non sì. Possiamo lavarlo noi. E chi lo lava? Qualcuno che non noi, ovvio, no? Papà e Stefano. E certo. Dobbiamo dirglielo. Ah, sì! Senti, no, 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 sì, sì, un corno. Vai a lavarti che puzzi. Ma come? Puzzi, ma puzzi. Volevo... Tu puzzi, non puoi puzzi. Capire, non ci sdraiamo sopra un materasso vabbè, da almeno da un mese, ancora detto, un po'. Vatti a lavare.
vuoi stare qui? Vatti a lavare. Puzzi! Mamma mia, che puzzi. Violenza! Che va bene così? Ma sì, va bene, dai. Magari poi una capigliatura. Ma io direi di non fare cose... per non troppo... dare dall'occhio, no? Appunto. Ah, dici semplici. Che magari... Semplici, tanto è una festa dove... normale, quindi dobbiamo essere... non tanto sciccose, con pettinature strane, capito? Giusto, giusto, c'hai ragione. Ma gli altri si saranno lavati? Boh. Ma non penseranno mica di venire anche loro alla festa, vero? Non lo so, spero di no, perché con la loro testa credo che sarà un pasticcio. Mm-hmm. Eccomi, ziette, eccomi, va bene vestita così, vi piaccio? Ma sì, dai, va bene, facciamola andare, sì, dai. Su, andiamo, dai. Sì, non vedo l'ora. Non vede l'ora. Ok. Beh, è un'esperienza anche per lei. Giusto. Fratellino, cosa stai facendo? Niente. Cosa niente? Esattamente niente, perché sono felice che mi sono lavato. Profumo. Va bene. Di Chanel. La smetti? Devo dirti una cosa. Ora noi dobbiamo andare, quindi voi dovete fare i bravi, buoni, zitti e... con voi? No. Perché no? No. Guarda, cioè, sono elegantissimo. Non se ne parla proprio. No. Dai, ma non vedo una festa da giorni, dai. Senti, ti ho detto no. Ma voglio venire anche io. Mia tele, madonna santa, che... va bene che sono stato nella giungla 3 anni, però, cioè, delle ragnatele non ce la faccio più. Diego? Mi sono stortati pure gli occhiali, ma io non ho parole, cioè... Cosa facevi in camera? Mi cambiavo, come... mi vestivo. Ah, ok. E come mai così elegante? Dove stai andando di bello? Sì, perché ovviamente io... Non se ne parla proprio. Scusi? Cioè, non mi pare il modo. Scusa. Amore, sei pronta, amore? Oh, tesoro, ma certo, dai, mi faccio un po' di blush. Dai, che ci aspetta la limousine, non possiamo arrivare in ritardo. Voi siete impazziti per caso, dove state andando? Lei cosa c'entra? Allora... Sto aspettando la mia mogliettina per andare in limousine. Spassati, per favore. Limousine. Allora, uno, la limousine che è parcheggiata qua davanti non è per voi, ma è per noi. Dopo vi spieghiamo. Vai di là, vai giù. Ovviamente, dopo essere stato giorni nella giungla, già io la mia mogliettina dobbiamo andare in una festa e rilassarci. Sì, va bene. Cioè. Giada, sorellina, dimmi come ti sei vestita. Cosa fai? Ti stai sposando, Ada, per caso? Siete pronti? Ma cosa pronti? Ma dove? Mannaggia. Pronta. Forse è un po' esagerato, Però posso concedertela. Devo dire che stai bene. E la capigliatura è molto, molto carina. Na. Ce la fai? Ok, non ce la fa. Ellison! Ellison, sei qua. Io non so, io allora. Dimmi, qua c'è un problema di fondo. Ok, vogliono tutti venire. Hanno visto la limousine parcheggiata fuori. Lo sapevo. Sono tutti già vestiti. Ma cosa ne sai? In che senso che sono già vestiti? Tutti già da vestita da matrimonio con un vestito da sposa. Oh mio Dio. Poi io dico, ma cosa ci fanno tutti qui? Ah, perché lo dovrei sapere, io non sapevo neanche che venivano in realtà. Però mi dovevano portare, sì, il profumo, lo so che gli ho detto di non venire, non preoccuparti, ne avrei creato uno nuovo. Però sono venuti lo stesso. Ma però, perché loro sono testa di legno? Dobbiamo chiedere cosa ci fanno tutti, cioè tutta la famiglia, per portare un profumo. Vabbè, io non ho parole, io rimango basita. Sta casa è proprio bella e poi sbrilluccicosa. Oh, ammazza. Buonasera. Ammazza quanto sei buona. Oh. Hai visto? Giorni che... Ammazza di magno. Ci mangiamo. Finalmente.
dei profumi. Profumo. E devo dire che la camicia sta bene. Ci mangiamo a vicenda. Gnam. Guarda, siamo pure in sintonia con i colori. Anna, ma fai gelatai. I gelatai, è Sharon. Ammazza, ma siamo tutti... Ma perché siamo tutti bianchi? Ma se mai voi mi avete copiato, ma poi dove dovete andare? C'è le pusine fuori. Esattamente. E visto che noi siamo da giorni che siamo bisogno di svagarci, e ci invidiamo, dobbiamo giusto, svagarci, giusto, certo. Dobbiamo svagare la mente e ovviamente certo, ci auto-invidiamo. Andiamo a badutarci. Ma voi rovinerete tutto, lo sapete? Ma che sta Dio? No, ma... ovviamente te io. Si sa come sei. Ma perché come sono io? Ma che sa Dio? Ma questa è pazza. Papà, per non parlarne, lo zio Riccardo, lasciamo perdere. Vabbè, siamo tutti alla stessa barca. E no? anche Yuri non c'è da scherzare. Però forse lui è il più serio di questo. Ma che sta Dio? Ma che te pazza? È il ragazzo più serio, ma è lui. Ma non è vero. Ma che sta Dio? Certamente. Ma non è vero. Ma che fa per gli impegni per donne? Ma il ragazzo più serio è Yuri. Non ma non è vero. Io sono ragazzo più serio, ma che sta Dio? Non venire sta roba, ma sta gelataia. La finite, per favore. Tu vai via e tu... Non lo so, se n'è già andata. Ma che cosa sta succedendo, per caso? Ma mi dice io non so serio, allora, ma che state scherzando? Ti dà fastidio? Ti dà fastidio? A me? Sì? Ma che sta Dio? No, si sei solo arrabbiato. Chi è che urla? Sei tu che urli? No, cara Gemma. Sicuramente vorrai venire pure tu alla festa, vero? Che festa? Hai visto la limousine fuori, bla 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 bla. No, ho visto la limousine, però sinceramente stavo guardando un po' di TV e non sapevo neanche che ci fosse una festa. Però va bene. No, va bene, stai a guardare la TV, c'è Netflix. Ah, fammi parlare. Stavo dicendo che... mi andrebbe di mettermi su un divano comodo a guardare un po' di TV, visto che non la guardo da giorni, e magari c'è pure la partita. Sì. Magari guardo qualche programma interessante. Domandina, ma cosa ci fate tutti qua? Allora, abbiamo litigato per portarti il profumo, ci siamo incontrati in aeroporto, l'aereo è precipitato. Precipitato? Esattamente. Ci siamo fermati su un'isola per un po' di giorni dove Diego ha creato una casa e abbiamo trovato Diego ha creato. Sì, certamente. Il primo giorno e siamo allora va bene, ho capito. Il primo giorno è stata rapita Nicole. Rapita? Sì, è stata rapita da Nicole dai bingo bong che ci abbiamo in casa. Ah, e poi ma è stata rapita per bingo perché stavano eleggendo regina. Dove è andata? Ma io stavo raccontando la storia, ma io guarda, ma dovrei scrivere un libro. Oh, buona idea. Esattamente. Scriverò un libro. Mi piace l'idea, mi piace. Tesoro. Ciao. Finalmente profumi anche a te. Eh sì, cosa stai facendo? Sto guardando un po' di TV. Vuoi sederti a fianco a me? Certo. Guardiamo un po' di TV. Magari c'è qualche programma. Un bel film. Sì. Horror. No. No, ma guarda, per ma me andrebbe bene romantico pure. Basta che c'è un film. Romantico tu? Sì, ho sentito di un film After. Lo vuoi sedere a vedere con me? Tu? È molto romantico. Tu che guardi film romantici? Sì, vabbè. Non ti piacciono più le avventure? No, esattamente non mi interessano più. Però se vuoi sederti a vedere un film romantico con me, possiamo sederci e prendere un po' di popcorn. Allora, questa caduta nella isola dove siamo caduti ti ha fatto solo che bene. Esattamente. Magari... Oh, bello. Potremmo cadere una volta al mese in un'isola. Ma così. No, anche no. Poi ti racconto cosa voglio fare. Poi ti racconto. Cosa vuoi fare? Tante cose che poi ti dirò, ti racconterò. Siediti e guardiamo sto film, dai. Pronta. Melissa! Ma cosa urli? Dimmi.
Dimmi tutto. Come sei vestita? Sto andando alla festa. E tu ti vesti così? Certamente. Ma la festa, uno ci si veste da festa, no? Ma stai andando a ballare o ti stai andando a sposare? Cosa fai? Offendi tua madre? Stai andando a un ballo di gala? No, sto andando a una festa. Di gala? No, sto andando, non lo so. Ma sembra che stai andando a una festa per ricconi. Scusami. Ma saranno per ricconi qui, no? Siamo in America. Ma scusami, ma ti sembra che siano ricconi? Ma che ne so io? Dovresti vestirti come mi sono vestita io, anzi, no? Perché così è vestito. No, ragazzi. E se le ragazze si vestono così. Stai andando a una festa in spiaggia? Io sto andando a una festa con dove vanno le feste delle ragazze e si vestono in questo modo. Tu stai andando a un ballo di gala. Ma cosa ne sai che ci sono le feste, le ragazze lì non ci sono i ricconi? Sarei l'unica vestita così. Ma cosa stai dicendo? Non hai visto gli altri? Io non ho visto ancora gli altri. Ok, guarda, tu hai visto me? Hai visto. Sto andando a cercare Melissa per avvertirla e sapere se... Vabbè, se è pronta per andare, perché io voglio andare. Soprattutto sulla limousine. Sulla limousine, sì! Però ci stai andando a un ballo di gala? No. Esattamente. No. Esattamente. No. Esattamente. Lo, sorellina, sei pronta? No. Perché? Perché io e Melissa vogliamo stare un po' da soli a guardare un film romantico. Quindi sì, hai capito bene, romantico, qui... no avventura, no horror, romantico e no calcio. Cioè, romantico e romantico. Ok, io stavo dicendo, e quindi... esattamente, quindi ciao, buona serata. Romantico, Ma... Sì, romantico. Non c'è niente in questa casa, non c'è niente in questa casa. Perché io e te non andiamo a guardare un film romantico? E Melissa e Yuri stanno guardando un film romantico. Perché io e te non abbiamo mai guardato un film romantico insieme? Ti è caduto il cerchietto. Fai poco come la schedata. Ma vedi te? Ma che troppo che ce l'avete tutti con Yuri? Ma va a un bragno, tu e Yuri! Ma vedi te, peggio Yuri, oh! Ma che te dici che tu vuoi? Ah, Yuri di qui, Yuri di là! E Yuri, mamma, che l'ho incoronato! Ma Yuri sta guardando un film romantico con la sua Melissa! Ma Yuri, ha rotto! Ma Yuri sta guardando un film romantico e tu non guardi film romantici con me, Se deve essere d'accordo voi due. Che cosa? Io non stavo dicendo niente. Sorellina, cosa... Me scappo, da sotto il tavolo. No, esattamente, lui non guarda film romantici con me. Però Yuri guarda film romantici con Melissa e vuole essere lasciato in pace con Melissa. Cioè, ti pare il modo di essere così con me? No. Ma questi sono pazzi. Cosa sono queste urla, per Madonna, Allison, che casino! Allison, ma cosa succede? Cosa c'è? Siete arrivati voi, è arrivato il bordello, ma vi rendete conto? Ma ci sono urla e basta? Eravamo così tranquilli. E poi come sei vestita? Come sei vestita? Dove devi andare? Alla festa. Dove devi... Alla festa? Quale festa? Starei dicendo alla nostra festa. Perché... Cioè, certo, che festa? Non lo so, io non sono della zona, quindi vi seguo a voi. Ma sei seriamente seria? Sì, Allison, non ti riconosco più. No. Cosa no? Cosa stai dicendo? Fammi parlare. Lo sai che non potete venire? E poi, cosa ci fate tutti qua? Me lo volete spiegare? No, volevamo fare un... diciamo che... Aspetta, penso... Sì. Mancava Gemma. Cosa ridi? Stai da inquadrarla, Te la sei studiata! Sì, te la sei studiata veramente bene. Fai la seria, per favore. Che cosa... Perché siete tutti qua? Siamo tutti qua per... Sì, beh, è la... I cavalli, ovviamente.
Siete tutti qua perché ci sarà un perché. Ma avete preso un aereo? Sì, è crollato l'aereo e vabbè, è successo il sportello. Anche questa è molto bella, simpatica. Crollato l'aereo. Ma l'avete sentita? Crollato l'aereo. È crollato l'aereo. Ma... perché siete qui allora? Se è crollato l'aereo non dovete essere qui. Ci hanno salvato. Esse, Glyn Solid. Ma da dove hai preso tutte queste cose? Da un libro? Sì, sì, dal cioè. Da un film. Sorrisi, canzoni TV. Ma ti pare che vada a prendere cose? Sì. Donna moderna, da dove vuoi che lo prendo? Che non c'era l'edicola su quell'isola. Beh, avrei visto un film, ti sarà piaciuto questa cosa. Comunque, perché siete tutti qua? Dai, fare serie, ovviamente non sarei... Perché volevamo fare un viaggetto. Ah, ovviamente eravamo curiose, sì, eravamo curiose di cosa stavate facendo qui, tuo agente segreto. Noi non andiamo alla festa per divertirci, ma noi andiamo... per lavorare. Bello, allora ci vuole una tutina. Una tutina per che cosa? Ma io non lo so, è tutta pazza questa. Però non ho parole, ma perché? Ma perché? Alison, perché? Alison, ma c'è un perché? C'è un problema. C'è un problema perché questi sono venuti qui a rovinare tutto, a rovinare. mamma mia, non ce la posso fare. Amore. Ah, finalmente non profumi di letame. Finalmente. Ora puoi abbracciarmi, ecco, grazie. Mi sei mancata, lo sai. Ah, tu non puoi capire cosa ci è capitato. Ti devo raccontare tutto. Ne sono successe di tutti i colori lì giù. Ah, se c'eri tu, mamma mia. Vabbè, adesso basta parlare. Amore, ti aspetto in limousine. Oh, aspettami, no! Ma che cacchio è? Ma che cosa vuoi? Come che cosa voglio? Senti. Anche io, Anche tu? Andami in limousine. Ok, però divisi. No, come divisi, oh? Senti, voglio fare una sorpresa, Giada. Anch'io, Sì, ma non alitarmi, io non lo so. Che cacchio vedi? Mi devi alitare in faccia, mi sono lavato, adesso puzzo. Senza Dio, dai, amico. Senti, devo fare una cena. Se andiamo alla festa, devo... Anch'io. Ma fai schifo! E beh, scappava, no? Ma... sono un po' sudato, aspetta. Senti. Caro Stefano, devi capire che questo inferno l'abbiamo passato e adesso lo devo passare con Giada. Grazie, ciao. E io chi sono? Babbo Natale? Con me pure vuoi passare? Sì, andiamo sotto braccetto, dai. Aspetta. Ho visto quello seduto di là, Yuri, che sta... Ancora! Anche tu! Ai mortacci! Ai van bagno! Ma perché? Ma tu, vai con Ruri. Ma che cacchio c'ha? Ma non si può manco parlare! Giada, muoviti, che si aspetta in limousine! Un attimino, perché non si può manco vedere un film? Fammi andare, lo devo menare a quello! Vabbè, ti aspetto qua, metto pausa, E mi hai rotto! Ma che ti pare il modo? E basta, è uno di sempre! Non si può manco vedere un film con la propria fidanzata! Non ti pare! Mamma mia! Tu sei quello sulla bocca di tutti, Yuri di qua, Yuri hai rotto! Ma sei perché sono il migliore! Ma che è migliore? Ma che cazzo! Ma vai, cagarella in testa, depiccione! Ma vai, esci per favore, esci, che io devo vedere un film con la mia ragazza! Ma vai, piccione! Per favore, smettila. Esci da quella porta e lasciaci soli, per favore. Ti prego. Ma che cosa vuoi? Senti... A diarrea! Avanti, vai a vedere! Ma che cosa, diarrea? Per favore! Vuoi che ti butto fuori di casa? Vuoi che ti butto fuori di casa? Vai fuori di casa, per favore! Ma va, che uomo! Esci! Almeno io lo guardo un film romantico con la mia ragazza. Ho sentito Nicole. Vergogna. Vergogna! Vergogna!
vergogna, vergogna. Guarda, me ne vado perché ti devi mettere le mani addosso. La PlayStation, vai, vai, vai. Per favore, va. Ora possiamo ricominciare a guardare il film. Ok. Mi sembra quanto strano, vabbè. Va bene. Adesso mi sono stancata. Cosa? Ma che cosa, anche, vabbè, che cosa avete da urlare? Me lo dite che cosa avete da urlare? Cosa siete? Sclerati per caso? Avete bisogno di rilassarvi? Andate, uscite, per favore. Però siete sclerati e basta urlare. C'era così tanta tranquillità in questa casa e siete arrivati voi a fare il bordello? Noi no, mi dispiace. Non ve lo permetto qui. A casa mia. Casa mia comando io, quindi stai muto. E non parlare, non dire niente, non contraddire la signora di casa. Oh. Se no ti ribalto, ti spezzo in due. E sono capace di farlo, e lo sai. Quindi, ti guardo, ti osservo, ti tengo d'occhio. Ti tengo d'occhio. Me metto... Ti sto tenendo d'occhio. Mi metto nell'angolo lì, nell'angolino. Bravo, guarda, bravo, bravo, guarda, mi metto così, Ci manca solo che ti metto il cappello della punizione. Mi metto qua nell'angolino, vicino al frigo, qua, e non mi sposto più. Stefano, cos'hai? No, lasciami stare, mi spezza in due. Chi ti spezza in due? La signora di casa. Lo spezzo in due, veramente. No, perché non è possibile. Ma tu hai sentito che urla, Litigare? Dovresti esserci abituata. No, non ci sono abituata. Però in casa mia voglio il rispetto. E così non va. Se devono stare in casa mia, devono avere delle regole. E queste sono le mie regole. Non si urla e non si litiga in questo modo. Certo, non si litiga e non si urla. Quindi, stai pure lì. Il castigo. Finalmente li ho messi a letto. Chi è messo a letto? Ci sono anche i bambini? No, ma cosa, zia? No, perché non li voglio, perché... Perché gli Homo Sapiens. Ma mi fai parlare? Sì, ho capito. Non è perché non voglio i bambini, è perché qua ci sono delle missioni. Ma magari... che stai facendo tu lì nell'angolo del frigo? Ma arriva la padrona di casa. La padrona. Ah, padrona! Mi spezza in due. No, mi spieghi cosa stai facendo lì? Sei castigo. Beh, ti sta bene un po' di castigo, Ne riparliamo quando arriviamo a casa, Ti avevo detto subito veloce prima che arriva la tua signora. Cosa, scusa? Ti puoi girare? Almeno. No. Arriva la tua signora, Arnold Schwarzenegger. No, è Van Damme la tua signora. Ti sei sposata Van Damme? Non me leggere, leggermi qua. Leggermi qua. Dai, e basta, come sei lungo, come sei lunga. Lasciami, no. Ma vuoi venire sia alla festa o no? No. Dai, andiamo in limousine. Voglio vedere un film d'amore. Sì, un film romantico, per favore, non prendere in passione, giro, dai. Passione, su, fuoco, dirti denti. Andiamo a divertirci. No, voglio vedere dirti denti. Fuori di casa, dai. Andiamo in limousine! Dirty Dancing! Che cacchio è di vado in limousine. Sì, siamo pronti. Io spero solo di farcelo in questo spazio. Però, perché sono veramente esausto. Alison, cara, a me è venuta un'idea. Esattamente. Forse, diciamo che se vengono anche loro non è mica poi così brutto. Spiegati meglio perché non allora, sto capendo. Se loro vengono, faranno sicuramente magari qualche ciu. Attireranno l'attenzione. Certo, cara. E noi possiamo agire. Esattamente. E prendere quelle informazioni. Esattamente. Quindi, ragazzi! Tutti alla festa, ragazzi, tutti alla festa. Voi venite? No, film. No, vabbè, no, dai, ragazzi, come... sono vabbè, due in loro... meno, fammi... Cioè, no, sono vabbè, troppo piccoli loro, vabbè. Comunque resteremmo troppo nell'occhio. Ragazzi, ma quando si chiama per andare a una festa non c'è nessuno. Allora? Mi stanno aspettando già in tutti i limousine. Sì, vai, tranquilla.
sì. Veramente? Sì, sì. Ah, ok, cioè, pensavo che si arrabbiavano. No, no, no. Ok. Mm, quindi, ottimo, no? Sì, esattamente. E noi potremmo agire mentre loro fanno bordello e tirano l'attenzione. Allora, forse, non è un male che sono venuti tutti. Sì, secondo me possiamo lavorarci. E se ci lavoriamo bene, possiamo ottenere dei buoni risultati. Esattamente, esattamente.